È veramente assurdo, ragazzi, è veramente assurdo quello che è appena successo. Appena terminato i quarti di finale tra Francia e Svizzera, valevano appunto per queste europee, clamorosamente la Svizzera ha eliminato la Francia ai calci di rigore. È successo veramente di tutto in questa partita, con rigore decisivo, il quinto cacciato da Mbappé, parato dal bravissimo portiere Sommer, partita veramente rocambolesca. Va in vantaggio prima la Svizzera con Seruf, ci finisce il primo tempo a 0-1, secondo tempo c'è calcio di rigore per la Svizzera, lo tira l'ex giocatore del Milan, ve lo ricordo adesso, del turno Rodriguez, lo calcia male, il portiere lo para, viene fuori subito dopo la Francia, 57esimo, pareggia con Benzema, 2 minuti dopo su cross colpo di testa raddoppio di Benzema, dopo bellissimo gol del 3-1 di Pogba e la partita sembra scientificamente finita, ma non demorde la Svizzera, all'81esimo ancora il gol con Seferovic, al 91esimo pareggia Gavranovic, una traversa scusatemi, di Coman, che ex Juve, nel quarto minuto di recupero, un minuto prima poteva fare il gol della Svizzera, veramente incredibile, succede pochissimo, veramente, ai supplementari vanno i calci di rigore, tutti e due li calciano veramente, diciamo bene a tutti e quattro, l'ultimo lo segna la Svizzera, l'ultimo, il quinto rigore che si sarebbe potuto andare ad oltranza, lo tira proprio il grande fenomeno Mbappé, ma se lo fa parare dal portiere, clamorosamente la Svizzera elimina la Francia, campioni del mondo, campioni del mondo, favorita numero uno a vincere l'Europeo, veramente incredibile partita, veramente entrerà nella storia questa partita immensa. Svizzera, solamente tu, Svizzera, non aver paura, grande Svizzera, veramente clamoroso. Buonanotte a tutti, il vostro grande capitano Napoli, clamoroso.